Radio Selene. È un disco che sa di anni 50 e ammettiamolo, Mavericks con Dance the Night Away su Radio Selene. Ancora buongiorno a tutti e ben ritrovati nella banda oggi, incredibilmente. Si è materializzata qua una presenza che abbiamo ascoltato già qualche altra volta in via telefono, perché sì, è un nostro amico, collega, DJ e producer salentino. Lo presentiamo, Danilo Secli. Buongiorno Danilo. Ciao a tutti, ciao. Oggi piove, ragazzi. Oggi piove. Noi spesso andiamo a scomodare degli amici che collaborano, che lavorano con noi o che appartengono al mondo della notte del Salento, come in questo caso appunto per Danilo, anche del giorno d'estate, perché lui insomma è anche attivo sulle spiagge, non come Bagnino ma come DJ anche negli happy hour più affollati del Salento. È vero, adesso Danilo è qui con noi perché presenta un progetto discografico molto interessante del quale ci facciamo portavoce, che si chiama Salento Calls Italy, che abbiamo proprio qui davanti a noi. Allora Danilo, che cosa è questo progetto? Parliamone, no? Dall'inizio. Beh, si parla ovviamente di un bel CD dove abbiamo raccolto tutte canzoni, musiche popolari salentine remixate appunto in chiave house, quindi in chiave dance. Come mai l'idea di trasformare la musica popolare in house, voglio dire? Più che altro non è stata una vera e propria trasformazione, è stata una contaminazione della musica house appunto miscelata con la musica popolare, quindi possiamo dire che anche paradossalmente è stato molto facile, perché i ritmi della sigarella, possiamo dire così, sì, della taranta, sono abbastanza simili ai suoni e ai ritmi house, quindi è stata percussioni, una bella esperienza. C'è una certa analogia. Allora io vorrei anche citare, fare un po' di nomi, iniziare a fare l'elenco dei remixer, cioè dei ragazzi e dei DJ che hanno remixato questi pezzi, che sono Danilo Segli, appunto, che sei tu anche l'ideatore del progetto, Marco Santoro, Luca Bovino, Tello DJ, Andrea Maggino, con la collaborazione poi di diversi artisti, nomi che fanno grossi, parte grossi, sì, sì, della scena poi della musica popolare e non solo, e anche rock and roll, direi, certo, un pochino, perché per esempio c'è Cesco degli Aprila Class, che salutiamo, gli Officine Azoe, Zimbaria, Michele Cortese, Mascheri, Miri, Calanti e poi tanti altri che hanno collaborato in queste tracce. Sono il CD è di 9 tracce più 3 tracce di bonus track. Allora voglio spendere una parola su Michele Cortese, è un ragazzo che ha iniziato la sua carriera con gli Aran Quartet, X Factor, e adesso è lanciatissimo, nel senso è lì un po' ai bordi della carriera da solista, sta lavorando e ha deciso di collaborare con voi a questo progetto molto interessante. Bene, sì, infatti, noi dimmi. No, dicendo, questa collaborazione diciamo è a 360 gradi, partiamo appunto da Cesco che prende vari generi, il grande Michele adesso un po' più rocchettaro effettivamente, sì, e poi i grandi della musica popolare salentini di sempre. Questi sono brani che sicuramente ascolterete nell'estate salentina del 2012, sì, perché saranno suonatissimi. Ovviamente, però siamo un po' per anticipare quello che è un tormentone poi, sì, insomma, è quello che sarà un tormentone. Praticamente sì, anzi, facciamo così, diamo un'ascoltatina. Sì, diamo un'ascoltatina, poi torniamo dopo, sta, parliamo anche di altro. Ok, con dai. E questa è la Calinifta nella versione di Danilo Secli con Santoro Bovino e Cesco degli Aprila Class. È inconfondibile la sua voce, una poesia d'amore 1856, l'ha scritta un certo Domenico Palumbo, un grande, sì, poeta, e la lingua è greco. Il greco. È davvero molto bello questo progetto. Qual è il segreto della musica popolare salentina? Perché la amano in tutta Italia, visto il successo della Notte della Taranta, oserei dire anche in tutto il mondo, cioè qual è l'ingrediente segreto? Secondo me, visto che ovviamente in tutta Italia non è conosciuto il dialetto salentino, sì, secondo me è bella la melodia, ritmo, il ritmo. Perché diciamoci la verità, in Moldavia non è che capiscano bene quello che diciamo. Possiamo dire anche 10 anni fa tutte le canzoni inglesi per noi erano strafighe e non capivamo niente. È vero. Bene. Sappiamo che c'è un video anche che verrà girato domani proprio a Lecce nella centralissima piazza Mazzini. Sì, domani anche in caso di pioggia, perché verrà girato nelle gallerie, quindi a fianco a piazza Mazzini, quindi per tutti curiosi o se qualcuno vuole anche partecipare, sì, perché infatti è un casting aperto, servono tante e tante comparse, sono tutti invitati per le 11 ora? Di mattina. Per le 11, va bene, quindi facciamo adesso, lanciamo questo appello, magari domani mattina ti arriverà lì il pullman con aspiranti attori.
Fatelo, andateci, perché poi è bello anche partecipare ad un video, si vede anche come lavorano i registi e tutte queste robe qua. Sì, ed poi è divertente. Vi vedete ad MTV e dite, guarda, sì, sono io quello lì, sono io. Va bene, perfetto, Danilo, noi ti ringraziamo per essere venuto a trovarci, anche perché ci hai portato un po' di calore questa mattina, viste le condizioni meteo. Vero? Di solito d'inverno, di estate ti troviamo anche come DJ resident al Samsara. Vogliamo salutare gli amici del Samsara, di Baia Verde Gallipoli. L'album esce il 17 febbraio, non soltanto nei negozi di dischi, ma anche in digitale su iTunes. Beatport, eccetera. Vuoi dire qualcuno? Vuoi dire qualcosa? Salutare qualcuno? Voglio ringraziare voi, grazie per la collaborazione e per l'ospitalità. Va bene, perfetto. Sono 50 euro, tranquillo. Non è vero. Va bene, noi andiamo avanti con la musica, rimanendo in tema. Sì. Abbiamo qualcosa che viene dal Salento, però un po' meno danzereccio, un po' più sofferto, diciamo. Però a lei piacerebbe, secondo me, Salento col Sidale. A te piace, Emma? Sì, da morire. Ascoltiamola, va.